once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Cari gatti. Ho tagliato un pezzetto. Cosa vuoi? Comunque credo che ho scoperto più o meno il sesso dei gattini. Non sono sicura al 100%, ma credo che dovrebbe essere quello. Lui è un maschio. Questo gattino col pelo nero, bianco. Adesso fanno così perché sono piccolini. Comunque questo dovrebbe essere un maschio. Poi c'è lei che è una femmina. Sempre nera con un po' di... comunque lei. E poi c'è anche lei che ha una femminuccia con la macchietta sul nasino, troppo bella, e ho le macchiette qui. E poi c'è la sua altra sorellina, uguale identica, però lei è bianca. E basta, l'ho fatto vedere tutte, sì. Comunque dovrebbero essere tre femmine e un maschietto, che questo ha il pelo lungo. Questo qua c'ha il pelo lungo. Sono bellissimi tutti, tutti. Cioè proprio tutti. E cosa stai facendo? Annusi? Mi sta annusando. Mi sta annusando. Ormai hanno quasi 3 settimane. Questo video non so quando lo vedete, questo vlog, comunque questa clip. E comunque niente, sono troppo belle. Solo che, ripeto, non posso tenere così tanti gatti. Cioè, mi piacerebbe un altro, ma ci vuole poi il tempo di stargli dietro. E comunque col lavoro che faccio io è molto difficile stare dietro a tutti i gatti. Per cui già 3 sono tanto, mi mettono tanto impegno. Vero? Vero? Comunque tanto io li posso toccare perché la mia gatta si fida di me. Per cui... Vero?
che questi sono gli ultimi cuccioletti, perché poi dopo ovviamente la mia gatta non può essere più incinta, perché il mio gatto è stato sterilizzato, per cui giustamente non può più avere i gattini. Questa è la seconda cucciolata, ma è ovviamente l'ultima, perché appunto le mie gattine, comunque anche se ho due gatti femmine, non possono copiarsi, perché tanto non escono proprio di casa, perché guai se escono di casa. E niente, per cui in poche parole non possono essere accoppiate, perché comunque sono 24 ore su 24 in casa e non escono, non vanno in giro. Ecco. Per cui non escono, non vanno in giro, e io sto sempre attenta alle finestre, al balcone, eccetera. Stanno diventando grandi. Sono uno più bello dell'altro. Di più, mi piacciono di più questi tre. Perché sono tutti e tre particolari diversi. Uno perché lei ha la macchia con il nasetto, lui perché ha il pelo lungo ed è bianco e nero, e l'altra perché è bianca e tutta con macchie nere. Lei è anche carina, però comunque si vedrà quando diventano ancora un po' più grandi. E niente, uno più bello dell'altro, è difficile resistere, proprio resistere, vero? Op. Cadono, fanno giro giro, cioè, ma quanto sono belli. E niente. Meow. Meow. Come corre. Questo è bianchissimo. Dove vai? Vieni. Ecco. Comunque, ho scoperto che ormai hanno quasi un mese, che sono quattro femmine. Io pensavo che lui era un maschio, alla fine continuo a chiamare lui, e invece alla fine sono femmine, sono quattro femmine. Viru? Quattro femminucce. Viru, quattro femminucce. Una più bella dell'altra. È difficile dopo abbandonarli. Cioè, abbandonarli in senso dagli altre famiglie. Questo ha il pelo lungo, cioè questa ha il pelo lungo, che tutte le volte dico questo perché sembra un maschio, ma alla fine è una femmina. Comunque lei dovrebbe avere il pelo lungo, lei ce l'ha corto, lei non si capisce bene, ma però lì che ce l'ha lungo, e poi c'è lei. E in tutto questo sarà difficile darle via, perché sono troppo belli. Poi mi sono affezionata che sono tutti belli, solo che non posso tenerli. È bruttissimo quando non puoi tenerli perché non hai un appartamento grande. Aia, mi stai facendo male. Per cui
però sono tutti bellissimi, irresistibili, 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 però non ci posso fare niente. Aia, mi fai male, aia. Monella, guarda che monella. Sì, sono qua sul lettino. Questa è la cameretta, non vi spoilerò ancora niente. Non so neanche se farò i video della casa, però vabbè. Comunque sì. Dove va? Ma dove va? Si arrampica ovunque. Guarda, non gliene frega niente. Non si può avere un gatto così. Vai che ti fai male. E quando scendi cosa fai? Ti lanci? Voglio proprio vedere. Se ti lanci. Vieni. 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 Vediamo. Olè! Si è lanciata. Si è lanciata. No, no, mettiti un attimo là. Guarda. Dai, non devi muoverti. Dove vai? Dove vai? Dove vai? Grazie.